Ok, allora iniziamo. Nuovo evento formativo di Digital Teacher. Praticamente andremo a vedere sostanzialmente alcuni aspetti di Google Classroom. Ho fatto un breve elenco sul discorso di una sorta di indice che andremo a seguire, quindi andremo a vedere innanzitutto come inquadrare il discorso di Google Classroom all'interno di Google for Education. Poi andremo a visualizzare alcuni aspetti legati all'accesso a Classroom. Impostazioni, creazione delle classi, andremo a vedere come inserire alunni, colleghi, vediamo sostanzialmente come poter assegnare i compiti, allegati, insomma, abbiamo un po' di materiale, staremo un po' insieme. Io sono Luigi Salerno, docente della scuola secondaria di secondo grado, informatica. Ho la certificazione per quanto riguarda Google for Education e ho conseguito anche il titolo di formatore EIPAS. Sul mio sito web digitalteacher.it potete seguirmi. C'è molto materiale sui docenti, quindi c'è un si parla sostanzialmente di coding, si parla di WordPress e naturalmente di Google for Education, che sono sostanzialmente tutte quelle, sono tutte le app che andremo poi a vedere anche in questo webinar. Ma andiamo a noi e andiamo subito a vedere cosa andremo a fare oggi, quindi un breve riepilogo. Sostanzialmente noi prima di utilizzare qualsiasi software all'interno, diciamo, della nostra istituzione scolastica è sicuramente buona norma andare a consultare, quindi a fare riferimento al Ministero dell'Istruzione. Questo perché noi abbiamo un sito di riferimento, quindi per quanto riguarda gli strumenti della didattica a distanza, che è quello appunto di istruzione.it, dove all'interno ci sono una serie di protocolli siglati tra il Ministero e alcune aziende proprietarie di piattaforma per la didattica digitale integrata, tra cui appunto c'è all'interno la suite di Google, oltre naturalmente a Office 365 e ad esempio WeSchool. Quindi quello che noi stiamo facendo sostanzialmente anche in accordo con le linee guida del Ministero. Oggi nello specifico parleremo di Google Classroom, una delle applicazioni di Google for Education. Google for Education, come sappiamo, è composta appunto da Google Drive, Google Documenti, Google Fogli, presentazioni. C'è all'interno la Jamboard, Gmail, Meet, Calendar. Nello specifico andremo a vedere, quindi parleremo di Classroom, come si diceva prima, e quindi questo sistema di condivisione di file e documenti che può essere utilizzato direttamente online e che permette di creare e organizzare, diciamo, materiale di tipo didattico. Gestire una classe virtuale, diciamo, è un discorso che è stato davvero molto utilizzato all'interno della didattica a distanza e nella didattica digitale integrata. Questo perché Classroom, innanzitutto, ha una gestione ordinata e digitalizzata della classe stessa. Poi si ha la possibilità di avere delle comunicazioni di tipo immediato. C'è comunque della dematerializzazione, quindi si annulla o comunque sparisce la carta con questo strumento. E la cosa interessante è che è multipiattaforma, quindi noi lo troviamo e lo possiamo utilizzare su un PC, su un tablet o comunque su un qualsiasi dispositivo senza addirittura la necessità di scaricare e installare nessun tipo di software. Infatti, quando noi utilizziamo Classroom, basta aprire sostanzialmente il nostro
diciamo, il nostro browser, e in questo caso riusciamo tranquillamente a gestire il tutto. Interessante anche il discorso di integrazione con gli altri strumenti di Google. E comunque, insomma, un ambiente sicuro e garantito da una grande azienda come Google stessi. Quindi sul mio sito Digital Teacher trovate comunque molto materiale, quindi vi invito naturalmente a consultarlo. Sito web, canale Facebook, quindi vi invito anche magari a mettere un mi piace, ma giusto per essere collegati attraverso questo canale. E c'è anche praticamente il canale YouTube, dove vengono inserite, diciamo, puntualmente alcune delle novità che ci sono sui prodotti Google. Parleremo di pensiero computazionale, adesso ho dei progetti che sto realizzando anche su Scratch, quindi verranno tutti quanti pubblicati. Anche questo video, poi al termine, per chi non riesce o vuole visualizzarlo, verrà inserito appunto sul canale stesso. Quindi vi invito a cliccare sul video con la manina pollice in su, naturalmente se vi piace, in maniera tale da restare connessi e quindi poter andare a sfruttare questo tipo di discorso. Ora andiamo a noi. Andiamo a visualizzare sostanzialmente che cosa. Andiamo a visualizzare il nostro ambiente. Il nostro ambiente è Google Classroom. Come si accede a Google Classroom? All'interno dei 9 puntini che si trovano in alto sulla destra, una volta che noi abbiamo fatto accesso su Google, abbiamo una serie di app. Questo ormai li conosciamo tutti quanti, molte sono abbastanza note, c'è Gmail, il Drive, Calendar e così via. Ad esempio, io in questo caso non ho all'interno il logo, l'icona dell'app. Per ovviare a questo tipo di discorso, basta semplicemente andare a scrivere sulla barra delle URL qui sopra, quindi classroom.google.com. A questo punto io ho la possibilità di accedere e quindi poter utilizzare lo strumento. Bisogna però stare molto attenti quando si hanno più account, perché sostanzialmente noi abbiamo in genere un account di tipo istituzionale ed è sicuramente quello che noi dovremo andare ad utilizzare quando andiamo a lavorare su Classroom. Sono moltissimi i casi in cui si dice non si riesce ad accedere, non si vede il lavoro, perché spesso si sbaglia ad accedere non con l'account istituzionale. Quindi cosa succede? Succede sostanzialmente che qui in alto c'è il mio account, basta cliccarci sopra e naturalmente andare a scegliere l'account istituzionale per poter poi gestire il tutto. Impostazioni generali. Andremo a vedere quindi come personalizzare Classroom. Andiamo in alto quindi impostazioni del corso, poiché io sono già entrato all'interno del corso. Vado nella home, quindi se io vado nella home, dalla home page di Classroom, sinistra, impostazioni. E qua ci sono delle funzioni molto importanti che sono legate alle notifiche. Le notifiche sostanzialmente non fanno altro che far ricevere una email quando c'è un commento a un proprio post, quando si è menzionati, quando si assegna un lavoro. Io consiglio di non modificarle queste qua, queste impostazioni di default, perché in questo modo noi veniamo avvisati nell'ipotesi in cui un ragazzo va a consegnare in ritardo un lavoro, quando si va ad invitare di nuovo un ragazzo a riconsegnare all'interno di un corso, quando viene riprogrammato quando viene pubblicato un particolare lavoro che precedentemente era stato programmato. Queste notifiche sono interessanti. Così avremo qualche mail in più sulla casella di posta elettronica, però sicuramente abbiamo tutto, diciamo, sotto controllo.
Quando parliamo di Google Classroom, parliamo di uno strumento per la gestione della classe. Naturalmente adesso c'è la prima A informatica, che è una classe appunto, una classe virtuale, ma quando entriamo nella prima volta su Classroom noi abbiamo completamente uno schermo qua nella home page di Classroom completamente bianco. Quindi sicuramente il primo passo da fare è andare a creare un corso. Questo si fa in maniera abbastanza semplice. In alto segno più, in alto a destra, crea un corso e quindi si va quindi a creare e quindi praticamente si va sostanzialmente ad inserire il nome del corso. In questo caso noi possiamo andare a personalizzarlo, quindi andiamo a mettere l'esempio. Noi potremmo scrivere semplicemente prima B. Però dobbiamo andare anche a metterci nei panni dei nostri studenti, che magari hanno più materie da seguire. Quindi se noi mettiamo solo e esclusivamente prima B, cosa succede? Che loro vedranno una classe prima B, però effettivamente non sapranno di quale materia, non sanno quale materia si tratta. Quindi è interessante e secondo me è anche intelligente andare a descrivere che noi stiamo creando la classe prima B legata alla materia informatica. Naturalmente, nel momento in cui viene creato questo tipo di ambiente, in contemporanea sul nostro drive verrà creata una cartella con tutti i file e i documenti che ci sono all'interno. Cosa possiamo fare su Google Documenti nella home? Noi possiamo andare a duplicare e a copiare sostanzialmente una classe già esistente. Ipotesi. Abbiamo 5 classi informatica. Benissimo. Le 5 classi di informatica, noi cosa facciamo? Creiamo una classe tipo, quindi con tutte le impostazioni, con le formattazioni che noi vogliamo, e andiamo semplicemente a duplicarla. La cosa interessante è che duplicandola, quindi copiandola sostanzialmente, non andrà a copiare l'elenco degli studenti. Quindi noi abbiamo tutta la nostra struttura, tranne sostanzialmente gli studenti che poi andremo ad invitare, diciamo, nel momento in cui abbiamo l'elenco e via dicendo. Allora, creata la classe virtuale, passiamo quindi alle varie sezioni. Abbiamo naturalmente una sezione di stream, che vedremo un attimino dopo nel dettaglio, ma per il momento possiamo andare a visualizzare la sezione persone. Si deve quindi invitare lo studente. Attenzione perché lo studente deve avere, per poter iscriversi al corso, oltre al link, deve avere praticamente anche questo codice, che è il codice del corso. Inseriti gli alunni, c'è la possibilità anche di inserire dei docenti. Perché c'è il discorso legato ai docenti? Perché magari potremmo avere la possibilità di inserire un corso tipo, che so, educazione civica, dove praticamente concorrono più materie, o ad esempio, come il mio caso, sono in compresenza con un docente tecnico-pratico e quindi abbiamo la possibilità, tutti e due siamo docenti, quindi possiamo gestire. Quindi in questo caso avremo due docenti e 10, 15, 20, 20 studenti. Allora, diciamo che la parte centrale di Classroom riguarda proprio il discorso di poter assegnare dei compiti del materiale. Nella sezione, quindi, lavori del corso, si possono quindi andare a gestire vari elementi. Ci sono i compiti, compiti con quiz, domanda, materiale, possibilità di riutilizzare un post ed argomenti. Sostanzialmente è quello che si vede qui dentro. Allora, iniziamo dall'ultimo, così lo togliamo subito. Allora, argomento fa una sorta di cartella, mette un po' di ordine. Che so, io vado a questo periodo, noi stiamo affrontando il discorso legato alle reti. Quindi tutto quello che riguarda le reti sarà inserita appunto in questo tipo di cartella. Ad esempio, precedentemente abbiamo lavorato con videoscrittura e quindi in questo caso noi in questa sorta di cartella andiamo ad inserire
tutti i nostri lavori, però in maniera ordinata, in maniera tale che i ragazzi possano avere anche un ordine da questo punto di vista. Andiamo un po' a vedere uno per uno i materiali e i compiti che si possono assegnare, perché questi sono fondamentali. Quindi l'abbiamo visto già, si va su Crea e iniziamo appunto con un compito. Un compito, in questo caso, noi abbiamo subito, la possibilità di inserire un titolo. Allora, titolo del compito in questo caso è, ad esempio, noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare una relazione, far fare una relazione sui browser. Il titolo è obbligatorio. Le istruzioni invece sono facoltative, quindi senza il titolo il compito non può andare avanti. Cosa facciamo noi? Andiamo innanzitutto sulla sinistra. Argomento in questo caso è sicuramente un argomento legato alle reti, quindi io vado a mettere all'interno questo particolare argomento. Vado a fissare una data di scadenza. Se necessaria, ad esempio, andiamo a mettere la scadenza di lunedì 8, in maniera tale da poter tenere sotto controllo anche questo tipo di discorso, quindi uno specifico giorno entro cui vogliamo che il compito venga eseguito e consegnato. A questo punto, se noi possiamo andare tranquillamente ad assegnare il compito, basta semplicemente andare a assegna, quindi cliccare qui sopra, andare su assegna ed il compito sostanzialmente è stato assegnato. Vedete che naturalmente il compito è stato inserito all'interno appunto, diciamo, dell'argomento reti. Benissimo. Vediamo a questo punto un utilizzo particolare dei compiti attraverso l'uso di che cosa? Di due elementi particolari. Andiamo a fare, ad esempio, facciamo una tesina. Presentazione su Google Documenti. Allora, in questo caso noi cosa facciamo? Andremo a creare una tesina che noi allegheremo, quindi basta tranquillamente andare a sfruttare questi elementi e ci propone, quindi c'è la possibilità di utilizzare il nostro Drive. La possibilità appunto di inserire un link, un file che abbiamo già all'interno, ma anche un filmato su YouTube, ad esempio. Ma quello che voglio farvi vedere a questo punto, innanzitutto mettiamo come argomento in questo caso è videoscrittura, in maniera tale che vedremo poi successivamente che lui ha cambiato e l'ha messo nella cartella legato a videoscrittura. Noi in alto sulla destra possiamo invece di assegnare subito questo compito, possiamo tenercelo in memoria, cioè salvarlo come bozza, in maniera tale poi da utilizzarlo quando piace a noi. Cosa succede? Salviamo questo elemento come bozza, benissimo. Si vede che sostanzialmente questo elemento, presentazione su Google Documenti, è in bozza, quindi i ragazzi non lo vedono. Nel momento in cui noi vogliamo far visualizzare questo elemento, basta cliccarci sopra, quindi si va su Modifica compito e a questo punto si può praticamente assegnare. Altro importante discorso è l'utilizzo della programmazione. In questo caso, se noi ad esempio vogliamo automatizzare questa procedura, possiamo tranquillamente andare a gestire inserendo la data. Il 9 alle ore 10. Quindi questo compito verrà programmato per giorno 9 alle ore 10. Naturalmente ancora viene visualizzato, diciamo, con una sfumatura, poiché sostanzialmente ancora questo tipo di compito non è stato pubblicato verso. Andiamo a vedere adesso, sempre per quanto riguarda i compiti, un elemento che è davvero interessante, un elemento dove noi in questo caso andiamo a fornire un titolo, quindi una relazione che i ragazzi ci faranno su reti LAN e a questo punto noi cosa faremo?
andremo a creare un documento. Questo documento sarà praticamente il documento dove i ragazzi possono sostanzialmente andare a scrivere la relazione sulle reti LAN. A questo punto, quello che voglio fare io è inserire una griglia, una sorta di griglia di valutazione che è visibile agli studenti. Quindi, cosa posso fare qua? Io posso andare a crearmi una mia griglia con i criteri che vado a scegliere io. Criterio numero uno, tempi di consegna. Quindi praticamente noi abbiamo tre elementi. Fuori, tempo massimo. Un punto. Due punti in tempo. E tre punti prima della scadenza. Aggiungiamo un altro criterio. Terminologia usata per effettuare appunto il lavoro di ricerca comunque sulla LAN. E in questo caso io vado a scegliere quindi indicatori e descrittori. Noi possiamo tranquillamente prendere la nostra griglia di valutazione che utilizziamo, che abbiamo sempre utilizzato, la griglia del dipartimento, la griglia che si utilizza a livello, diciamo, di istituto, di coordinamento e via dicendo, e noi possiamo andarla a gestire, senza nessun tipo di problema. Quindi, a questo punto, noi, terminologia, andiamo a mettere un punto non adeguata, due punti se è adeguata, e quindi nel momento in cui io dovrò correggere, naturalmente posso mettere quanti descrittori e quanti indicatori voglio. Nel momento in cui io vado a correggere il compito, ho la possibilità di andare a mettere direttamente i punteggi. La cosa interessante è che metto i punteggi e ho in questo caso anche il voto trasformato, in questo caso è in centesimi. Se lui totalizza 6 punti, mi trasforma tutto quanto in centesimi, quindi andrà ad inserire in questo caso 60. Se assegniamo il compito in questo modo, i ragazzi su questo file non potranno fare nulla, perché su questo particolare documento noi abbiamo tre possibilità di gestione. Se in questo caso la relazione sulla LAN devono farla i ragazzi, quindi i ragazzi devono poter avere ognuno un proprio file. Questo elemento qua viene utilizzato nel momento in cui noi facciamo un file e i ragazzi non devono modificarlo. È una sorta di PDF. Questo viene utilizzato, quindi gli studenti possono modificare il file se noi vogliamo far condividere lo stesso file attraverso un solo file per tutti i ragazzi, quindi la possibilità di scrivere in maniera condivisa. Questo è il nostro caso, quindi ogni alunno avrà il suo file. In questo caso, oltre al file, ci sarà la possibilità appunto di aggiungere i criteri attraverso appunto una griglia. Si va qui sopra, scegliamo l'argomento, reti LAN è un argomento di reti, si assegna e si aspetta appunto, in questo caso noi non abbiamo inserito la scadenza. Potevamo tranquillamente farlo in maniera tale da poter gestire in questo caso anche in automatico il punteggio legato ai tempi di consegna. Ora vorrei evidenziarvi appunto la possibilità di creare un compito con un quiz. Compito con un quiz è sostanzialmente un compito come abbiamo visto prima. Però in questo caso all'interno quindi è stato aggiunto che cosa? Un semplice modulo di Google. Qua si tratta di automatizzare una cosa abbastanza semplice. Uno può utilizzare all'esterno un modulo Google, salvarlo sul Drive e poi utilizzarlo prendendolo magari dal proprio Drive o in alternativa utilizzare appunto questo modulo. Quindi è abbastanza semplice questo tipo di gestione dei compiti. In
Io la chiamo una semplice automazione, quindi l'accoppiata di compito più un quiz con Google Moduli. Per quanto riguarda invece la domanda, questo è un discorso che è abbastanza interessante. Ci dà la possibilità di effettuare un breve test di verifica sulla nostra classe virtuale. Quindi possiamo creare velocemente dei test, ma sono dei test brevi, dove noi diamo un breve quesito e possiamo fare o utilizzare delle scelte multiple o risposta breve. E quindi sostanzialmente è un piccolo test, un saggio che noi possiamo dare alla nostra classe per andare a verificare sostanzialmente alcuni elementi. Come al solito c'è la possibilità di inserire delle date in maniera tale da fissare un giorno specifico, insomma, rispetto al quale i ragazzi devono poter andare a rispondere a questa domanda. E anche c'è la possibilità appunto di creare, come abbiamo fatto prima, un documento, magari appunto utilizzando ad esempio le varie funzioni che ci sono all'interno appunto di Google Classroom. Andiamo ora a visualizzare invece il discorso del materiale. Il materiale in questo caso, a differenza dei compiti, qua sulla destra, vediamo che non abbiamo scadenze perché è un qualcosa che andiamo a gestire noi. Cioè siamo noi che andiamo ad inserire del materiale e quindi in questo caso andiamo ad inserire come al solito il titolo, quindi care scratch, andiamo qui sopra. E quindi noi magari possiamo andare a inserire anche direttamente da YouTube un video che ci fa vedere come scaricare Scratch o comunque inserire un link. Si va qui sopra, qui sopra, si copia il link e si va direttamente link, si inserisce. Quindi loro hanno la possibilità in questo caso di poter gestire tranquillamente questo tipo di discorso. Quindi è un materiale, in questo caso ad esempio. Non fa parte né di reti né di videoscrittura, bensì io posso creare al volo un nuovo argomento. In questo caso vado a scrivere Scratch. E quindi in questo caso, se io vado a pubblicarlo, vedrò che sostanzialmente avrò la cartella Scratch con tutto quello che riguarda appunto questo tipo di elemento, videoscrittura che ancora sostanzialmente non c'è nulla perché questo è stato programmato. E all'interno di reti. Vedete che anche le icone sono diverse. Questa è un'icona che rappresenta un materiale, questo invece è un interessante funzione di Google Classroom che ci permette di riutilizzare un post che abbiamo già creato in altri corsi. E siamo a riutilizzo un post. Questo è davvero interessante quando noi abbiamo più corsi. Quindi io ad esempio ho 3-5 classi di informatica prime, posso tranquillamente andare a inserire la procedura su come scaricare Scratch tranquillamente attraverso appunto questa funzione. Allora, ad esempio, vado in prima B, lavori del corso, crea, riutilizzo un post. Scaricare Scratch e quindi lo riutilizzo, non devo fare altro che, ecco, lui ci va a riprendere sostanzialmente tutto quanto. Addirittura ci va a creare anche l'argomento. In prima B ancora non avevo fatto assolutamente nulla. Infatti, io adesso in prima B ho un argomento ed ho la possibilità in questo caso di andare a riutilizzare un post. Vediamo un po', quindi siamo in prima A. Abbiamo fatto la relazione, l'alunno tema formazione ha consegnato, ecco, il tema, la relazione sulle reti LAN e quindi noi adesso andiamo a correggerla. Andiamo a correggere direttamente su Google Documenti. Perfetto. Cosa facciamo? Innanzitutto, su questo elemento, noi notiamo subito che avevamo inserito una griglia di valutazione. Quindi la griglia in questo caso ci servirà. Tempi di consegna? Vai, tempi di consegna, diciamo che in tempo, quindi 2 punti. Terminologia adeguata, perfetto, ma ci saranno altri indicatori. Quindi sostanzialmente noi abbiamo assegnato 4 punti su 6. Benissimo.
andiamo a correggere il compito. Cosa succede? Quindi qui sopra già ci dà che il tema formazione a 66,67, quindi sarà un 6,5 questo più o meno, dal 6,5 al 7. Come avviene la correzione? Ad esempio, noi qui sopra non ha inserito, ad esempio, il titolo. Quindi noi andiamo qui sopra e scriviamo Local Area Network. Benissimo. Allora, questo è si vede questo tipo di discorso che l'abbiamo fatto noi perché il colore è diverso. Ricordiamoci che su Google Documenti tutto viene tracciato. Qua ha copiato da qualche sito e ha dimenticato appunto di togliere questi elementi e qui dentro vedete che noi abbiamo la possibilità di cancellare, però comunque resta quello che è stato fatto in maniera tale da diciamo è quello che noi facevamo con i compiti di tipo cartaceo e quindi si ha questo tipo di gestione che è davvero interessante. Quindi io a questo punto posso restituirlo, posso visualizzare la cronologia per vedere come è stato strutturato, quanto tempo ha impiegato il ragazzo a gestire questa particolare relazione. E in questo modo io, quindi restituisco il compito, ho la possibilità in questo caso di far visualizzare appunto le correzioni. Cosa succede qui sopra? Chiudo un attimino qui sopra. Io ho in questo caso già assegnato il voto grazie alla griglia di valutazione che io ho inserito all'interno. Allo stesso modo noi possiamo andare a gestire anche gli allegati attraverso Google Fogli, Google Presentazioni, come dicevamo prima, Google Moduli, e tutto questo, diciamo, è abbastanza interessante perché sostanzialmente noi abbiamo la possibilità di sfruttare un po' tutta la suite di Google. Una cosa che è interessante di Classroom è che noi andiamo a gestire appunto lo stream. Lo stream è la nostra bacheca, è la prima sezione che noi andiamo a visualizzare. In genere questa viene utilizzata per quanto riguarda le comunicazioni, quindi non tanto per andare ad assegnare compiti, perché come abbiamo visto prima, per assegnare compiti, lavori del corso è fatto veramente bene, quindi con la possibilità di andare a gestire compiti, domande, materiali, riutilizzare post e assegnare compiti. Quindi sullo stream noi possiamo andare ad assegnare delle semplici comunicazioni. Ad esempio, lunedì andremo in laboratorio. Non dimenticate di portare le credenziali per accedere ai PC. Ok, ogni tanto capita che i ragazzi dimenticano appunto di portare le credenziali per accedere al PC. Cosa succede? Oggi cos'è? Venerdì. Io oggi prendo e vado a ricordare loro che c'è questo tipo di discorso. Posso anche programmarlo. Un discorso del genere, posso andare a farlo visualizzare solo ad alcuni studenti, in questo caso ce n'è uno solo, quindi diciamo che è un po' ristretto il discorso. Posso anche andare a dare una sola comunicazione a più classi e in questo caso ho la possibilità di fare una sola comunicazione e andare a gestirla. Quindi mettiamo test, in questo caso facciamo una bozza e quindi poi andiamo a gestirla come abbiamo visto prima con il discorso legato alla possibilità appunto di visualizzare, diciamo, successivamente. Andiamo nelle impostazioni e da generale abbiamo visto noi sostanzialmente il discorso dello stream. Nello stream cosa possiamo fare? Gli studenti possono aggiungere dei commenti, possono solo leggere,
o possono aggiungere dei post. Questo siamo noi che andiamo a deciderlo. Lo stream è una bacheca, quindi io in genere li faccio rispondere, nel senso che non gli faccio aprire dei post, però li faccio commentare in maniera tale da, se hanno qualche problema, darmi qualche comunicazione rispetto appunto, diciamo, rispondendo appunto al post. Cosa c'è di interessante qui sopra? I codici d'invito. C'è il discorso di poter visualizzare appunto alcuni elementi particolari e diciamo che la nostra panoramica rispetto a Google Classroom diciamo è un po' terminata. Io spero insomma sia stato interessante questo video, quindi vi ricordo naturalmente che tutto quanto verrà poi pubblicato sul canale YouTube. Quindi vi invito a iscrivervi in maniera tale da poter essere aggiornato sulle evoluzioni che ci sono anche per quanto riguarda gli altri corsi e webinar che andremo a fare. Benissimo, allora diciamo che questo evento formativo per oggi termina. E possiamo darci appuntamento sui canali social in maniera tale da essere sempre aggiornati su questo mondo sul mondo della scuola e sul mondo appunto diciamo, di questi software che ci permettono appunto di gestire la didattica. Io vi auguro una buona serata e spero appunto insomma che questo corso sia stato di vostro gradimento e vi saluto. Buona serata!